Spinatello longo, 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 stretturelle, stretturelle, a tosta che le namuratelle, non sponta ancora giù, giù. 1506. Giù, giù, giù. 1813. Guarda, guarda. Po, po, po. Così, gratis. Mamma mia, bellissimo, fra, che scontro epico. Scialinatella, sali, angelo, scimmo, mare, cercamelle, trovamelle, porta macella, sciaguratella. Ragazzi, bentornati su Elden Ring per questa build napoletana 2.0 che non penso abbia bisogno di introduzioni, soprattutto se avete visto il primo video. Andate a vedere il primo video, se no non capite un cazzo. Oggi andremo a vedere una build che ho pensato, ho ideato, dopo aver letto le patch notes 1.09. Perché questa patch ha introdotto, ha buffato tantissimo un'arma che rappresenta il vero asso di bastoni, ossia gli amici che abbiamo fatto lungo il cammino. No ragazzi, sto scherzando, questo. Questo bestione gigante, ragazzi, è il vero asso di bastoni e prima della patch 1.09... faceva cacare. Ora invece, come avete visto dall'intro, questa bestia leva 909 su una build forza fede. Cosa cambia rispetto alla build originale? Ragazzi, cambia innanzitutto l'equipaggiamento. L'unica cosa che è rimasta è la maschera del napoletano seicentesco, la maschera di Herodas, che in questo caso ci sarà molto utile perché ci aumenta l'intelligenza. Perché purtroppo per ottimizzare questa build c'è bisogno di uppare intelligenza. Scusate. Ok, scusatemi. Purtroppo per questa build bisogna fare questo nefando atto di uppare intelligenza. Infatti io inizio subito col dirvi che per questa build dovete avere intelligenza all'11, in modo tale che la maschera di Herodas ve la porti al 13. Quindi la soluzione a questa cosa, dato che io mi scoccio di prendere una larva al tier e andare a livellare di nuovo, mi rompo le palle, io vi dico levate 2 punti a mente, a destrezza e mettete 2 punti a intelligenza. Arrivate a 11 di intelligenza che con la maschera di Herodas vi porta a 13, perché come vedete senza la maschera di Herodas ho 9, con la maschera ho 11. Quindi l'obiettivo di questa build è riuscire a usufruire di Lama dell'Ordine, perché Lama dell'Ordine aumenta i danni sacri a quest'arma che ha già split damage fisico sacro, quindi raggiungerete numeri allucinanti e nel caso in cui proprio non volete uppare intelligenza come me, potete o usare la fiaschetta di Efesto e mettere la cosa, il cazzo che vi aumenta intelligenza, oppure usare direttamente grasso sacro. Vedete che con questo grasso sacro più voto aureo, che ora ci bufferemo allegramente, raggiungiamo comunque un danno di 1144. Per quanto riguarda invece l'armatura, abbiamo oltre alla maschera, abbiamo la corazza di Lionel che ci dà questo panzone molto importante, no? Sinonimo di benessere nella cultura napoletana, sinonimo di essere benestante. Poi abbiamo guanti d'armi di Lionel e schinieri di Bravi. Poi, per quanto riguarda i talismani, a differenza della build napoletana originale 1.0, qua non si basa sugli urli, il nostro danno, il nostro damage output non si baserà sugli urli, ma sulle Ash of War, chiaramente. Quindi tutti gli altri talismani sono invariati. A sostituire il medaglione degli allucchi della prima build napoletana abbiamo la scheggia di Alexander che ci aumenta il danno delle Ash of War. Per quanto riguarda invece il resto dell'equipaggiamento abbiamo uno scudo, anzi per l'esattezza 2 scudi. Perché utilizziamo lo scudo a differenza dell'ascia della prima build napoletana? Beh, sia perché non ci serve a nulla l'ascia perché aumentava soltanto il danno degli urli. In questo caso lo scudo è un parry tool, ci servirà a parare, a fare
Perry, perché poi abbiamo la misericordia per fare ripost e shottare la gente, come vedremo. Lo scudo di cuoio nero, che è un bellissimo sole, quindi o sole Napoli. E poi abbiamo uno scudo molto interessante che purtroppo ci fa andare in Fat Roll. Però, per chi di voi è di livello leggermente più alto e può equipaggiare lo scudo dallo stemma rosso, lo faccia, perché è molto bello ed è interessante perché, come potete vedere, somiglia al logo della regione Campania. Ed è veramente uno scudo incredibile. Ora andremo a provare questa build nell'effettivo, qui in questa bellissima spiaggia di Varcaturo in provincia di Sepolcride. Andremo a provare le Ash of War e i relativi danni con gli abitanti tipici della zona marittima. Vediamo un R2 caricato, quanto leva al signore? Leva 2520. Andremo a provare con questo abitante di Varcaturo l'Ash of War Terra Aurea, che io ho rinominato O Solo Mio, perché a terra fa questo incredibile sole che continua e questi piccoli pallini di luce fanno O Solo Mio, stan fronte a te. No, ci hanno succhiato il sangue gli abitanti di Varcaturo, ora dovremmo scappare. Ecco, ora possiamo vedere sia il danno da distanza sia quello... No, abbiamo fallito. Vabbè, ci stanno di nuovo succhiando il sangue, non fa niente. Ora, con la misericordia con Folgore, che è un'altra Ash of War estremamente interessante, perché noi purtroppo in questa build... Basta! Purtroppo in questa build noi non abbiamo un'opzione da lontano, come nella prima build napoletana avevamo la misericordia con urlo ruggito della bestia. In questo caso abbiamo Folgore, che è anche meglio di ruggito della bestia. Possiamo vedere come Folgore faccia scendere dal cielo le madonne mentre il nostro personaggio bestemmierà. Mannaccio bambini! In PvP è estremamente utile, ragazzi, specialmente quando vi trovate un mago, qualcuno che spamma da lontano, potrete spammare anche voi a media alta distanza. Ora andiamo nel centro abitato di Varcaturo. Mannaccio bambino elettrico, mannaccio che la cosa fatta a te, mannaccio. Possiamo vedere come è molto potente, soprattutto è un'opzione veloce, un'opzione che serve a rendere più veloce il nostro modus operandi, e ci succhiano di nuovo il sangue. Ok, perfetto. Spero che questa build napoletana 2.0 vi sia piaciuta. Ora andremo ai combattimenti. 3, 2, 1... O Solo Mio! Acchiappa questi, li vedo belli meta. Ok, arrivo. scalinatella longa longa. Grande, fra, grande. Sei un mostro. Si è arreso. Dove sta? Attenzione. No, attenzione, quello persiste. Dai, fra, combatti però. Vai, non demordere, vai. Lo so che siamo forti in culo, però non demordere. Ecco, ragazzi, la misericordia pure come arma melee. È fortissima. Faccia un grande parry. Mamma mia, che potenza dirompente. Che potenza. Guarda. Po. Così, gratis. Infatti fa un parry. Ahahahah. 1813. Non sono morto nemmeno una volta.
Basta con sta weapon art, frate, la schivo all'infinito. Madò, fra, lo stiamo temendo. Wow, fra, che abuso. Faccio un parry, faccio un parry. Vuoi fargli un parry? Nah. Nah. E mi ha fatto, ok, ci può stare. Scalinatella, longa, longa. Bella, 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 Isekai, dove stai? Dove stai? Mamma mia, fra, che abuso. Che abuso. Che abuso. Ma che fai, il Golden Perry al posto di quello normale? Scusa. Eh sì, fra, build napoletana, facciamo la parata aurea. Anche perché c'ha più frame, informatevi sul fatto che se giocate al PvP di Elden Ring vi conviene di più la parata aurea che la parata normale, perché c'ha più frame. C'ha addirittura più frame del Buckler. Fra, mo stiamo tutti e due con la build così. Anzi, Sekai farà molto più male, perché sicuramente Sekai tiene la fede alta. E quando hai fede alta, tu puoi sbloccare il sigillo dei Shida con l'S Scaling, che quando tu ti buffi ti dà tipo 300 danni in più di sacro. Quindi l'arma che a me leva 909, a Sekai leverà tipo 1400. Facciamo duello. Facciamo build napoletana contro build napoletana. Ma ecco, ecco, match speculare. Match speculare, bellissimo. Aspetta, mi devo bere il beverozzo. Ecco, baffiamoci, va, sennò che... eccoci, eccoci. Noi, amo noi. Noi proprio. Ok, ok, pure a me, voto aureo. Durerà 2 secondi questo match. Ah, tu ti sei messo lo scudo della regione Campania. Perfetto. Sto facendo una ronda che c'è Maccarone e nessuno va a... Caverna, il cavernone. Cavernone, guarda, stiamo giocando con 2 build napoletane. Doppia build napoletana. Azza. Uggia. Mamma mia, doppia build napoletana. Mamma mia, è potente, è potente. Mamma mia, bella Sekai, bella Sekai, bella scalinatella longa longa longa, scalinatella longa longa. No, che caldo, ho sbagliato tasto. Beh, buono, buono, buono. Bella, bella, bellissima. Ok. Non penso si possa perdiare. Ok. 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 Oh, mamma mia. GG. Guarda, nella sua bellezza, lo scudo della regione Campania. Questa è la build napoletana 2.0. Mamma mia, guarda che danni, guarda che danni. Aiaiai. Mamma mia, bellissimo, fra, che scontro epico. Spettacolo, fra, spettacolo. È come combattere me stesso, fra, è letteralmente sto combattendo me stesso. Però ancora più forte, è bellissimo, interrompi, fra, GG. GG.
GG fra. Stallo addirittura. Yam, yam. Oh, acchiappa questo. Allora, i giocatori che sono così nudi, tutti colorati, o fanno schifo o sono fottutamente OP. Non ci sono vie di mezzo. Questo dubito che riuscirò mai a... vedi? Vabbè, ma noi giochiamo d'astuzia. Facciamo un po'. Fratello, anche io so fare queste cose qua. Guarda. Ma l'ho preso al mio paese. Ah, 1506. O sola mi, stan fronda a te. O sola mia, stan fronda a te. O sola, mannaccio. O sole mi, cruci qualche. Man fronda a te, mannaccio bambini. Stan fronda a te. Attenzione, abbiamo uno con l'equipment. Con l'equipment da tryhard, cioè il mio, quando non c'ho la build napoletana. Ok, sto facendo lo stupido. Sto facendo lo scemo. Ma ora giochiamo serio. Ok, non giochiamo serio. Dai, dai. No. Così, vabbè. Fra, che ti serve Royal Knight Resolve? Un colpo e son morto. Wow, stiamo facendo il tutto per tutto. Sto resistendo, mamma. Fra, se vinco è la fine. Se vinco è incredibile. Bro, se vinco. Vabbè, ragazzi, buonanotte. Buonanotte con questo, con il pugnalino. È la fine. L'ultimo iastemmone, ragazzi, ma andiamo a dormire.